successo ieri? Ieri, prima ancora che iniziassimo l'assemblea pubblica, c'era già uno schieramento di Digos all'entrata della facoltà, dietro la facoltà, che insomma ci circondavano, erano 30-40 digossini secondo insomma un calcolo veloce approssimato. Poi dopo l'assemblea, dopo settimane che non ci è stata data risposta dall'università, dalla rettrice, dal senato accademico, abbiamo deciso di entrare in facoltà e spostare il nostro dissenso all'interno della facoltà, e la Digos ha provato a frapporsi tra noi, impedendoci di entrare a noi studenti di scienze politiche dentro la stessa facoltà. Questo è quello che è successo ieri. Ci sono state cariche, manganellate? Non ci sono state manganellate, ci sono stati spintoni, ci sono alcuni studenti che sono anche caduti dalle scale per gli spintoni della Digos, c'è stata un po' di violenza, però niente, nessuna carica, nessuna manganellata.